Prima che l'abuso accada è il titolo del convegno diocesano del 29 ottobre organizzato dall'Ufficio diocesano del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nel salone del seminario vescovile di Caltanissetta. Presente il vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mauro Rossotto, ad intervenire sulla tematica, lo psicoterapeuta Don Salvatore Franco e la dottoressa neuropsichiatra infantile Bianca Maria Giunta ed il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari. Un convegno il cui scopo è quello di contribuire all'opera di sensibilizzazione e formazione della comunità religiosa e civile sul problema degli abusi sui minori partendo dalla prevenzione. L'abuso, come dicevo, ci insegna che la sessualità è molto molto delicata, va trattata con molta attenzione proprio perché va insieme all'identità della persona e risente dello sviluppo dell'identità della persona, per cui è giusto che noi, avendo una visione della sessualità che ci viene dalla scrittura, ci viene dagli insegnamenti soprattutto di Giovanni Paolo II, che è stato un grande maestro della teologia del corpo, ecco, abbiamo tanti strumenti, tanti modi per poter educare le nuove generazioni a un rispetto della sessualità, a una visione sana, è una visione corretta e che a mio avviso è di aiuto anche per la lotta contro ogni forma di abuso. Molti gli interrogativi centrali affrontati dal perché avviene l'abuso sui minori e sulle persone vulnerabili, a quale sia la dinamica intrinseca dell'abuso, fino al tema delle ferite psicologiche che la vittima dell'abuso porta con sé, fino all'osservazione dei campanelli d'allarme. Se noi siamo di fronte a un ragazzo, un bambino, una bambina che dapprima vivono il contesto sociale serenamente, sono ben inseriti, hanno un'attività che preferiscono, come ad esempio un'attività sportiva, e a un certo punto questi ragazzi invece si ritirano, evitano di svolgere la loro attività preferita, si attaccano particolarmente a una figura di riferimento che può essere un genitore, che può essere una figura di riferimento, cominciano a manifestare disagio, cominciano ad essere aggressivi, possono essere aggressivi nei confronti di se stessi, nei confronti dei compagni, nei confronti delle cose, nei confronti degli animali. Intanto capire che il ragazzo sta vivendo una situazione di malessere e quindi attenzionarlo. Il questore di Caltanissetta ha inoltre descritto la situazione degli abusi su minori nella provincia del capoluogo. Come le funzioni di polizia sono anche e soprattutto di prevenzione, avere occasione come queste in cui si riflette sui fenomeni, su quelli che sono gli indicatori che dei fenomeni quando ancora non sono esplosi o non sono emersi, la possibilità di individuare i fattori di rischio è pienamente nelle funzioni, nelle competenze, ma direi è una delle missioni più importanti del fare polizia.